Giuda è migliore di me? Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Giuda non è l'unico traditore, ma immagine di tutti noi quando mettiamo Gesù da parte, quando lo tradiamo per qualcos'altro. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, ed è Giovanni, autore del Vangelo, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava, ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?» Oggi come allora si cerca un colpevole, si punta il dito per liberarsi della propria coscienza. Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gesù non accusa pubblicamente Giuda, ma lo lascia libero di scegliere. In che modo anche io posso vendere e tradire Gesù? Gli disse dunque Gesù: quello che vuoi fare, fallo presto. Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Con queste parole inizia la passione di Cristo. È Gesù stesso che compie il primo passo. Troviamo anche qui, fin da subito, l'incomprensione degli apostoli, che non capiscono cosa da lì a poco accadrà. Ed egli, preso il boccone, subito uscì, ed era notte. Qui la notte è sia esteriore che interiore. Quando fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. La croce è sia strumento di morte, ma presto diventerà con Gesù strumento di glorificazione e di vita. Con Cristo, chi guarda alla croce sarà salvato. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Anche Pietro morirà appeso ad una croce, ma solo dopo che avrà dato la sua testimonianza. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te, rispose Gesù. Darai la mia vita per me? In verità io ti dico, non canterà il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato 3 volte. Il peccato, una volta riconosciuto come male, ha il compito di farci capire che siamo peccatori, nessuno escluso. Non c'è vera fede senza conversione e senza pentimento.